Bentornati signore e signori su Briciole di Storia per una cosa sicuramente seria. Siamo all'interno della nostra rubrica del rassegna stampa del passato e la tematica ci impedisce di scherzare troppo. Esatto, guarderemo Perché? anche le cose all'interno del giornale, non tutte trattano l'argomento di copertina, però è quello principale. E questo è veramente un grosso pezzo di storia che dovrebbero tutti quanti ricordarsi, particolarmente gli amministratori pubblici, onde evitare il ripetersi di cose di questo tipo. Esatto, e quindi si vede dall'immagine e dalla scritta il disastro della diga del Vajont. Però prima di arrivare alla pagina principale, passiamo attraverso il giornale, visto che la nostra è comunque una rassegna stampa del giornale che uscì, in questo caso, è una domenica del Corriere, del 20 ottobre del 1963. Poco dopo di quello che Sì, che fu il 9 di ottobre durante la notte. Ecco qua. Vediamo un po' qui la Plasmon, che comunque già allora faceva la pubblicità, darà al sottosegretario alla giustizia il permesso di procedere contro se stesso. Non so di che cosa si stia parlando. Sicuramente uno dei tanti scandali di rubacchiamenti che facevano in quel periodo, ma la cosa interessante è chi lo scrive. Montanelli. Questo è Indro Montanelli. Montanelli, sì, assolutamente. Fidel Castro salvato mentre sta per annegare. Questo non so Alberto nulla. Sordi, maestro a Vigevano, era un film, un cane salva il padroncino, ai subi il festival della montagna, il fulmine spoglia il campanaro. Guardare come vengono accostate notizie serie a notizie così così, a baggianate, possono dire baggianate. Qui abbiamo perché i nostri migranti non si trovano bene in Olanda. Qui abbiamo invece un televisore della Dulciora, no, scusate, ancora i prezzi del 1955. Pensate, ancora i prezzi del 55. La Dulciora non può esistere, la Dulciora. E il cioccolato che nutre due volte. Allora, quella è una Sì, questa cosa. è una pubblicità, questa è l'altra. E che televisori Sette grandi sono? firme producono con il mercato comune europeo televisori di alta qualità. Il La marca. Mac, guardate questa. È il Ah, il simbolo del MEC, mercato Mercato Europeo comune. Questo è Comune. commovente. Questo è un pezzo di storia di quelli veri, Vi provo a veri, veri, veri. farvi vedere bene Mi congratulo per l'inquadratura. aver beccato questa cosa. Quindi le grandi firme sono Dai Maiters, Kennedy, ma nessuna che esista ancora, la Visiola, e qui Grande Industria, Radio TV, Garanzia Prezzo Qualità C'era TV per il soltanto MEC. Francia, Germania, Italia e forse qualcosa dei Paesi Bassi. Sì, Olanda, Belgio, probabilmente qualcosa. Qui il Malto da solubile per bambini, qui abbiamo le lamette della Gillette, probabilmente monolama. Sì, provate, questa è la lama che il viso non sente. Signorina, è mai stata ipnotizzata? Qui un articolo Perché questo sull'ipnosi. miscuglio di... Un rischio affascinante ma terribile. Abbiamo un'altra pagina. Durbans Urbans. illumina il sorriso, abbiamo convertito Soho con fiumi di ragù. Va Questo mi sembra che sia bene. diventato moda, Sì, è moda, pazzesco moda. come comunque di solito adesso si crea il quotidiano con molte pagine dedicate, addirittura essendo un disastro avvenuto ad una Deve settimana, essere l'apertura, non... e sì, non l'articolo centrale, eleganti con un pizzico di sport. Dopo le vacanze, cosa fare per il C'era frutto? già, quale Moncherie. adesso? Non pensavo fosse così vecchio, una tradizione così... E ancora oggi anch'io li apprezzo, da bambino non li apprezzavo ovviamente, ma adesso sì. Il Napoli non è una squadra di calcio, ma il simbolo di tutta la questione meridionale. Lauro, che era il Quello presidente della piantina allora, è del il Napoli. Ciuchino, simbolo della squadra, e qui vediamo una manifestazione, qualcosa, non approfondiamo. Non c'è giornale più misterioso dello Yen Ming Yin Pao. È Soprattutto se devo introvabile e leggerle queste invisibile, cose. direttore dell'organo ufficiale del Partito Comunista cinese, il redattore capo non è mai la stessa persona. Farsi ricevere in redazione è un'utopia, la tiratura è segreta e segreta agli autori degli autorevolissimi editoriali. Beh, sicuramente il Partito Comunista Cinese negli anni 60 era sicuramente un pochettino chiuso su se stesso, ecco, Sì, diciamola così. leggermente. Poi, Il dai. poker d'assi della Polfer. La Polfer è la polizia ferroviaria e Giusto. quindi vediamo Hanno qua. beccato quattro personaggi che si stavano comportando. Sì, no, sono quattro eroi della Polfer che hanno fermato quattro Per carità. reati. No, qui hanno salvato una persona, qui hanno salvato delle persone da un incendio, qui devono avere salvò il passeggero in bilico sul predellino, qui per salvare la vita di un bambino. Quindi quattro eroi della polizia ferroviaria del Fantastico. 1966. Non più calvi, leggo qui, Si impermeabili di vede? lusso, no, siamo fuori, impermeabili di lusso.
Non siate sordi, quindi non so, apparecchi. Bassa lega, penso da sola a vestire i miei figli. Credo che il problema di vestire i propri ragazzi sia uguale per tutte le mamme. È Grace, principessa di Monaco. Sì, non è esattamente una persona qualsiasi, però fa finta di essere una, come una persona qualsiasi, va bene. Qui abbiamo isolare è facile con l'adesivo della Boston. Vediamo se si vede, eccolo qua, Boston. Poi abbiamo foto curiose. Quindi qui un palo tenuto su dai fili senza la parte sottostante. E transito pericoloso, vabbè, non si capisce, via al paradiso. Vabbè, andiamo avanti. E qui, ecco, almeno questo qui, arriviamo nella pagina centrale. Per chi non conoscesse quello che è successo, beh, c'è un bel grafico che spiega tutto. Possiamo, c'è un grafico che spiega tutto. In pratica, però, bisogna andare un attimino indietro, se mi permetti. A parte che consiglio a tutti di vedere Vaillant, lo spettacolo di Marco Paolini, emozionante e commovente, fatto direttamente sulla diga e registrato in diretta. Venne costruito un invaso nei comuni di Erto e Casso. Ovviamente l'acqua sommerge parte dei paesi, e parte di tutto è qua, esattamente questo invaso. Una diga così, e che il fiume riempie. Se voi arrivate da sopra, incontrerete prima Erto, Casso rimane sollevato sopra la diga. Cosa succede? Il monte, che si chiama tuttora Monte Toc, che vuol dire pezzi, cade a toc, si dice anche. Qualcuno mi ha detto che vuol dire marcio, però comunque vuol dire che, insomma, che non è tanto stabile. Esattamente. Cosa succede? Comincia a cedere. L'invaso è riempito quasi completamente e la montagna, per un volume di milioni di metri cubi, sta cedendo. Cosa fanno? Tentano di svuotare l'invaso senza avvisare le popolazioni sottostanti di Longarone. Inutile seminare allarmi. Esatto. Inutile fare allarmismo. Infatti, tenete presente che qua la montagna si stringe fino a creare una feritoia e poi c'è un salto di, mi pare, 200-300 metri dall'alto verso il basso. Gli era stato detto di non accelerare, perché più acceleravano lo svuotamento, più la montagna accelerava. Si pensava a 16 milioni di metri cubi, mi pare, invece ne vennero giù 60 milioni, se non sbaglio, di metri cubi di terra. In pratica la diga tenne, la montagna crollò dentro la diga, fece un'onda di 200 metri che prima andò indietro e spazzò via quasi tutto Erto, saltò verso l'alto e sfiorò Casso, ma proprio lo sfiorò fisicamente, le persone potevano vedere questa ondata che gli passò davanti, dopodiché andò giù in picchiata per 200 metri fino a Longarone, spazzando via completamente tutto il paese. I pochi testimoni che sono rimasti si ricordano del vento che ha preceduto questa cosa. L'onda d'urto spara avanti il vento. Strappava via la pelle dalle persone. Era come più della potenza di una bomba atomica. Scomparvero 1300 persone e non rimase niente di Longarone. Le immagini queste qui sono disegni, però sono molto realistiche, una specie di deserto grigiognolo marroncino con pochi manufatti che emergono da questa fanghiglia. La cosa brutta è che la Sade, che era l'azienda appaltatrice e costruttrice con l'ingegnere Semenza, che morì prima dell'evento, sapeva di questo, fece fare delle analisi addirittura dal figlio del geometra Semenza, che disse: lì non si può costruire la diga, dobbiamo fermare tutto perché cede la montagna. Ma costa fare questa roba qui, meglio continuare. Continuare, dopodiché, poco prima di quello che del disastro, passò ad Enel e quindi diventò di Stato. Ci fu dentro anche Volpi, di cui c'è tuttora la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia, all'interno di questa problematica. Ci fu la Merlin, giornalista dell'Unità, mi pare, che scrisse più volte dicendo che c'era un problema, ma nessuno gli credette. Lo stesso Montanelli all'inizio non credeva che potesse succedere una cosa di questo tipo. Dopodiché, in un attimo, perché è stata questione di un attimo, c'era anche una partita di ai tempi, non c'è più Slick, si chiama Coppa dei Campioni, e quindi le persone erano molte erano nei bar, molte non si accorsero addirittura di nulla, perché avvenne di notte. Quindi sentì questo boato immenso, e se siete di zona o passate da lì, è da vedere come l'uomo può costruire l'insieme delle due cose, una formidabile diga che ai tempi era la più grande del mondo ed è ancora lì perché ha retto davanti a uno dei più grandi disastri
come dire, annunciati, perché si sapeva. Ripeto, vi invito a vedere lo spettacolo di Paolini perché è veramente commovente, spiega nei minimi particolari quanto l'essere umano può sbagliare e ricadere nei propri errori più volte e più volte. Sì, è un po' un prototipo dei disastri, nel senso di no, non c'è nessuna preoccupazione, la diga è incrollabile. Sì, anche perché ci abbiamo già speso un sacco di soldi. No, tutto a postissimo. E questa cosa me la ritrovo fotocopiata ai tempi delle varie centrali nucleari, per esempio. No, nessun ultra sicuro, nessun problema. E poi invece il problema salta fuori che c'è e come. Vedete, qui dice la diga del Vajont, la più alta del mondo, con i suoi 261 metri di altezza. È spaventosa da vedere. E la cosa particolare è che voi potete adesso andare là e camminare all'interno della diga, di dove c'è l'acqua. E vi invito, questa è una cosa che ho fatto, qui dentro, qui adesso c'è la montagna, voi potete camminarci. Se state in silenzio, sentite ancora oggi venire giù i sassi dal Monte Toc. Ancora oggi rotolano giù proprio per quanto era fragile quel monte. E subito cambiamo di nuovo argomento. Quindi gli amanti minorenni fuggiaschi qui si sposano in 5 minuti. Cos'è? Green, cos'è? Sono circa 50.000 le coppie frettolose che si sposano in Scozia. Avventura al motel, sogni d'oro, Bonomelli credo che sia. Perché Camomilla, non dice la marca. Si chiamava proprio sogni d'oro. Dice uno Star, ma è la stessa cosa? No, no, quello della Kraft. Gloriosa fisarmonica minacciata dai transistor. Beh, sì, certo, in un certo senso. Però la fisarmonica ha retto, sbocciano sempre fiori meravigliosi dai bulbi olandesi. Io sono stato furbo, ho scelto una stufa Warm Morning. Gran Ragù Star è esattamente ancora oggi lo vendono. Colgate il dentifricio, stiamo leggendo più pubblicità. Vediamo i programmi TV della settimana dal 17 al 24 ottobre. Nazionale. Ah, beh, non c'è l'uno, è nazionale. Giornale radio, qui se parliamo delle radio, televisione. Ore 18 la TV dei ragazzi, ore 20 e 15 Telesport, 20 e 30 Telegiornale, 21 e 5 Gran Premio Torneo a Squadre, poi alle 22 e 25 Cinema d'Oggi e poi il Telegiornale. Sul secondo canale due canali, c'è cioè un Telegiornale, Viaggio in Umbria, un festival napoletano della canzone al termine del Telegiornale. Perché è letto un giovedì. Qualche ora di trasmissione, basta. Sì, sì, cominciavano alle 18 sia il primo canale che il secondo canale. Amore all'ombra di un orologio, la fiera delle idee, la moda sfonda le vetrine, il giardinaggio facile, quello è... Caramelle a rabarmil. Rabarbaro. Carciofo e camomilla. Deve essere di un gusto fantastico. Impermeabili Bagnini, Radio Scuola Italiana, che erano le scuole sì, per... ma mi ricordo, in cui ti insegnavo qualsiasi cosa in teoria. Sì. E al caffè degli astrologi e leggiamo solo uno, leggiamo il mio, anche se non credo agli oroscopi, Gemelli del 24 ottobre del 1963. Posso votare contro questo? Subirete l'attrazione di una persona da poco conosciuta, contrarietà in famiglia per motivi economici, lavoro, il programma finanziario si svolge esattamente come avete previsto, così da superare il piccolo contrattempo, consiglio, siate sempre in guardia, giorni favorevoli 19-23, cauti il 24. Sogni effimeri, fortuna al gioco. Va bene. Andiamo. Stocco 84, stocco 84, stocco 84. Motta. Caffè Motta. Caffè Motta. È tutto pubblicità. Ma non sapevo che esistesse il caffè. Sette nuovi flipper, che non so cosa siano. Arrivano al galoppo sfrenato, al cavallo successivo, 17, Perugina. Qui abbiamo Bledina, che fa dei concentrati, degli omogenizzati. Omogenizzati per i bimbi. Le barzellette degli anni 60 ve le saltiamo volentieri. Regali gran marca. I basilischi, questo mi ricordo. Ho Vim lo ricordo, gli altri no. Gibbs un pochino, ma per aver visto qualche margarina gradina, sì, non so se c'è ancora. I formaggini Milcane me li ricordo. No, e Calvè, vabbè, Calvè è rimasta. Ma Vim, Vim Clorex, colpo grosso. Grazie. Approfittate, 40 punti VDB. Vabbè, non sappiamo. L'amaro Ramazzotti. I televisori della Atlantic, magia di una luce diffusa. C'erano dei soldatini dell'Atlantic. Le famose rubriche, qui andiamo su storie di cani, ammogliati esenti dalla leva, ancora in scena le azioni ex elettriche, Brodo Star, che continua imperterrito anche oggi, Ferro Chino Bisleri, perché Ferro nel Ferro Chino Bisleri,
televisore geloso, la televisione abbiamo, si era abbiamo fatto, siamo fieri di aver fatto il registratore della geloso, certo. Quindi facevano anche televisioni con l'antenna del digitale terrestre, non proprio. Bisogna pensarci, qui penso che parli di alcolismo, visto l'immagine di copertina, qui abbiamo come trovare marito, muscolosi, fisarmoniche, grandi, snelli e forti, insomma, lentiggini, tutte le pubblicità più calvizie vinta. Sì, nel 66 non ha funzionato molto bene. Prova in 5 minuti, non so che cosa sia. Deve essere abile, ma non ho capito che cosa. Va bene. Quiz illustrato della manovella, qui altre pubblicità improbabili, diventate più alti, va bene, più muscolosi e alti, cartoline del pubblico. Giochi, passatempi. Sì, invenzioni utili, la macchina per ballare. Qui sono poesie, progetti. E tu non vai in vacanza? Sì, in ottobre, appena finisce la brutta stagione. Non l'ho capita, qui, questa sicuramente è tratta dalla settimana chimistica, perché gli autori sono gli stessi, si vede. E quindi chiudiamo con il ritratto del Wisconsin, deve essere un matrimonio. Ah, questo richiama, questo è il penso da solo a vestire i miei figli, sì. Congresso di Monaco. La famiglia di Alan Shepard si opponeva al matrimonio della ragazza con Jim. E Jim, ragazzo serio e deciso, andò a rapirla in elicottero nel parco della residenza. Eliratto. Vabbè, torniamo alla copertina del terribile disastro del Vajont, di cui dimenticavo c'è anche un film che potete vedere, ma lo spettacolo di Marco Paolini è fenomenale, torno a dirlo. Quindi siamo andati molto per le lunghe. Speriamo di non avervi annoiato, la rubrica della rassegna stampa tornerà sicuramente, potete anche andare avanti se c'è qualche punto che non vi Per questo potevamo separarla in due parti e farne una. E che la parte centrale era un po' piccolina, troveremo altro materiale sul Vajont per riparlare ancora sicuramente di quell'evento. Va bene così, perché questo è quello che siamo. Ma noi siamo fatti così, ci prendete come siamo, giusto? Perfetto. Ci vediamo alla prossima. Saluti a tutti.